Ti interessano le relazioni tra scuola e territorio e per questo magari hai anche accettato di lavorare intorno ai patti educativi di comunità. Però più approfondisci la normativa e più ti confronti con i colleghi, più ti rendi conto che ci sono aspetti che non sono chiari. Per esempio, ora tutte le attività che andiamo a fare con il territorio devono rientrare all'interno dei patti educativi? E se sì, perché? Perché questi patti si chiamano educativi? Qual è la comunità di riferimento dei nostri patti? Bene, a queste e a tantissime altre domande andremo a dare una risposta nel corso del webinar che terremo prossimamente. Vi aspetto numerosi. Ciao!